Filippo Grandi, benvenuto. Questa intervista non sarà tagliata. Parleremo per 20 minuti e gli spettatori vedranno esattamente ciò che diciamo senza alcuna modifica. Ottimo. Allora, vorrei iniziare chiedendo, c'è ancora la crisi migratoria che sta affrontando l'Europa? Ce n'è mai stata una? Capisco che bisogna stare attenti quando si parla di queste cose, ma francamente, guardando le cifre di riferimento, si nota che dei profughi sfollati, circa 70 milioni di persone in tutto il mondo, circa l'85% o 90% non sono in Europa, in America, in Australia, ma in paesi poveri o a medio reddito. Ecco dov'è la crisi. Ora, naturalmente, abbiamo visto persone arrivare in Europa in gran numero. Tutto questo è stato complicato e non è stato gestito bene. Ciò ha reso la crisi più difficile e la sua politicizzazione l'ha resa irreversibilmente acuta. I politici hanno certo pensato che fosse una crisi e l'hanno trattata come tale. Per loro stessi è diventata una crisi, compresa anche la Merkel e la Germania. Il problema c'è, e di certo non incolpo Angela Merkel, che ha fatto, a mio parere, la cosa giusta, dimostrando che l'Europa dà ancora valore alla solidarietà. Ma il problema c'è stato quando fece la famosa affermazione che i siriani sarebbero stati benvenuti in Germania. Non dimentichiamo che i siriani stavano fuggendo da una guerra atroce in quel momento. Quando ha fatto quella dichiarazione, il resto d'Europa non l'ha seguita, non ha condiviso quella responsabilità con la Germania, che è così rimasta sola. Quello è stato il problema. E il messaggio che i politici sembrano aver colto è quello di una Merkel fuori combattimento. Ha dato il benvenuto a un milione di rifugiati o migranti o qualunque cosa fossero. Era il leader più potente in Europa ed ha praticamente distrutto la sua carriera politica. Questo è stato un messaggio anche per il resto d'Europa. In altre parole, noi non lo faremo. Sicuramente, ma non sono d'accordo sul fatto di attribuirle quel fallimento, quando lo stesso va attribuito all'incapacità dell'Europa di occuparsi di questi argomenti. Sono anche convinto che l'Europa debba occuparsi di tali questioni, anzitutto perché ha il dovere di accogliere le persone in fuga da guerre e persecuzioni, quindi non è una scelta, ma un valore europeo, un obbligo, anche in base al diritto internazionale. Tuttavia, così facendo, l'Europa deve essere più organizzata, e allora è qui che ritorniamo alla politicizzazione. L'argomento è diventato così politicizzato che ogni piccola barca che vaga nel Mediterraneo con 20 persone a bordo diventa un dramma europeo. O nel canale inglese, dove sono impegnate la Royal Navy e la Royal Air Force. E sicuramente ha notato che al giorno d'oggi in Europa si fa gara a chi non accetta e a chi si occupa meno di queste persone piuttosto che una gara di generosità. È il contrario di quanto si dovrebbe fare, il che è assurdo. Inoltre, è una gara a chi fa il meno possibile e a chi dà la responsabilità agli altri, perché la cosa è divenuta politicamente dannosa e questo, come sai, è un circolo vizioso. Questo è il problema. Diamo un'occhiata alle dimensioni del problema e poi a ciò che sta accadendo, ad alcune delle possibili soluzioni e risposte politiche. I numeri sono al ribasso dal 2015, quando Angela Merkel ha affrontato il problema. C'è stato uno spostamento lungo il Mediterraneo, c'è un calo di circa l'85% degli arrivi, nel Mediterraneo, anche in Italia. Tuttavia l'anno scorso 117.000 hanno raggiunto l'Europa via mare, soprattutto in Italia, Spagna e Grecia. I morti sono stati 200. Tuttavia è ancora un grosso problema irrisolto. Ovviamente è un grosso problema, non voglio che nessuno mi fraintenda quando affermo che non è una crisi. Si può solo dire che non è paragonabile a quella che il Libano e il Bangladesh stanno affrontando, con meno risorse rispetto all'Europa e numeri molto più grandi. È una crisi non tanto nel Mediterraneo, a mio parere, ma soprattutto in Europa.
L'Europa ha il dovere di salvare queste persone. Ma ancora una volta occorre saper organizzare i soccorsi e condividere gli sbarchi. Bisogna riformare il sistema di asilo in modo che non siano i paesi al confine a dover affrontare tutti i problemi, come adesso Grecia, Italia e ora Spagna. Per fare tutto questo serve una certa coesione, lavorare insieme e depoliticizzare l'intero fenomeno. Notiamo che questo non accade, c'è una nave, la Sea-Watch 3, una nave di salvataggio che ha soccorso 50 migranti, a cui è stato rifiutato l'ingresso a Lampedusa, l'isola italiana più vicina alla costa libica. Adesso è diretta verso Malta, non sappiamo se ce la farà ad approdare a Malta. Malta sostiene di essere una piccola isola, di dover accogliere troppi migranti, di essere troppo in prima linea. Cosa succederà a queste persone? Abbiamo visto negli ultimi 3 o 4 mesi diversi casi come questo. L'ultimo ha riguardato quelle due barche che nel periodo natalizio hanno girovagato nel Mediterraneo in condizioni difficili per circa 3 settimane. Parliamo di 49 anime rivolte ad un continente di 500 milioni di persone, una delle zone più ricche al mondo, quindi qual è il problema? Alla fine si trovò una soluzione, 7-8 paesi decisero di condividere questa responsabilità. Sono d'accordo da tempo con gli italiani, i greci o gli spagnoli sul fatto che non dovrebbe essere solo un paese a riceverli tutti, ma è necessario un sistema che funzioni, questo è chiaro, altrimenti diventa una trattativa molto difficile nel clima attuale. Anche quella fu una soluzione ad hoc. Assolutamente, sarà adottata anche per questa barca, può scommetterci. Anziché una strategia, una vera linea di condotta. Diamo un'occhiata a una di queste linee. L'operazione Sofia è stata un'operazione navale europea che ha sorvegliato il Mediterraneo, salvando circa 50.000 persone nel 2015 e scoraggiando i trafficanti di persone. Sembra che l'operazione Sofia, gestita dagli italiani, contenga molte flotte di nazioni europee, inclusi tedeschi. È stata ridimensionata e potrebbe anche concludersi. Cosa dice al riguardo? Sono preoccupato non solo in riferimento all'operazione, che è già stata ridimensionata l'anno scorso, ma in generale per il meccanismo di salvataggio nel Mediterraneo. Le ONG hanno avuto un ruolo molto importante, ma sono state attaccate pubblicamente, criticate, limitate nel loro campo d'azione, accusate di fomentare e aumentare il traffico di esseri umani. Mentre in realtà svolgono un ruolo indispensabile insieme alle guardie costiere nazionali e alle navi dell'operazione Sofia nel salvare le persone. Secondo la legge del mare, che è molto antica e risale al XVII secolo, e non secondo la legge sui rifugiati o le norme sulla migrazione, abbiamo un dovere globale che include il salvataggio delle persone in difficoltà nel mare. Humankind saving people that are in distress at sea. Sembra che stiamo riducendo le risorse invece che incrementarle. I tedeschi dicono che le loro navi sono state inviate dagli italiani in zone dove non ci sono rifugiati. Lei sa quello che abbiamo visto, come ha correttamente detto prima. Una diminuzione del numero di persone che arrivano, in effetti un netto calo. Tuttavia la percentuale di coloro che muoiono è in aumento se proporzionata al numero di coloro che arrivano. Nonostante gli arrivi in calo, abbiamo avuto un certo numero di morti quest'anno. In realtà, tra 2017 e 2018, la percentuale di coloro che stimiamo abbiano perso la vita è raddoppiata, il che significa che ci sono meno salvataggi. Ma tralasciando ogni altra considerazione in virtù della complessità di questo problema, tutto ciò è assolutamente inaccettabile, specialmente per l'Europa. E parlo da cittadino europeo, non solo come alto commissario per i rifugiati. Ha detto che questi movimenti di migranti e rifugiati, cito le sue parole, dovrebbero essere gestiti in modo pragmatico e con sani principi. Ma cosa significa? In pratica significa avere quello che potremmo definire un sistema di asilo che funzioni meglio. Prima di tutto una migliore distribuzione degli arrivi, non solo in alcuni paesi, e secondo un sistema più efficiente e rapido nel giudicare chi è un rifugiato e chi no. Abbiamo fatto innumerevoli proposte all'Unione Europea per adottare un sistema migliore. Stiamo promuovendo un sistema molto solido con misure di salvaguardia. Tuttavia stiamo ancora dicendo che deve essere un metodo efficiente
gente, altrimenti la gente soggiorna a lungo e poi perde impatto e valore. Naturalmente in questo contesto è difficile avere un sistema tale da non riconoscerli come rifugiati. Sono migranti, l'immigrazione è assolutamente legittima, ma un'altra logica e un'altra dinamica. Alcune persone potrebbero dover essere rimpatriate, ma il tutto non sta funzionando per mancanza di accordi vigenti tra paesi europei e paesi di provenienza, il che rende tutto molto complesso. Non sto sottovalutando la complessità di tutto questo, ma proprio a causa di questa complessità l'Europa deve essere unita, e al momento non c'è unità. Molta gente pensa stia diventando sempre più difficile in questo mondo moderno fare una distinzione tra un rifugiato, su cui ci sono obblighi legali di asilo, ed un migrante economico, che è qualcuno che vuole solo provare a scappare per una vita migliore. Possono sentirsi insicuri anche nel paese da cui provengono, ma non sono proprio dei rifugiati, cercano migliori prospettive. Perché si dovrebbero biasimare? La distinzione però non è netta e non funziona più. Concordo solo in parte. Sono d'accordo sul fatto che è diventato più difficile fare questa distinzione. Non perché le persone non fuggano per ragioni valide. In effetti tutti loro si spostano per una sacrosanta ragione o perché c'è una combinazione di ragioni. Si prendono ad esempio i venezuelani pronti ad arrivare anche in Europa. Io ero lì ad ottobre, è stato molto interessante. Stimiamo che circa 3 milioni di persone abbiano abbandonato il paese negli ultimi due anni e si muovono per motivi che vanno dal non essere in grado di mettere il cibo in tavola per i loro figli alla persecuzione politica ed altro ancora. So che è difficile, ma quando si giudicano questi casi occorre essere cauti, perché riportare le persone nel loro paese, dove potrebbero essere minacciate o mettere a repentaglio la loro vita, è qualcosa che non possiamo rischiare. Ed è qui che si definiscono i parametri per la protezione internazionale, e ci sono diversi tipi di protezione internazionale: protezione temporanea, protezione umanitaria e lo status di rifugiato, che è il più solido. Quindi pensiamo che quelle distinzioni siano ancora valide e importanti. Se vogliamo preservare l'istituzione dell'asilo, abbiamo bisogno di investimenti e di un nuovo progetto internazionale. È necessario che l'Europa si muova in modo coerente. E una delle risposte politiche dell'Europa è stata quella di investire denaro in Libia, da dove molti migranti e rifugiati lasciano l'Africa per partire per l'Europa attraverso il Mediterraneo, per metterli nei campi, per aiutare a finanziare i campi, per farli tornare nei campi, a volte se vengono raccolti in mare. Tutto quello che leggo è che questi campi in Libia sono dei luoghi infernali. Sì, sono stato in quei campi. Ho ragione? Ha assolutamente ragione. Lo sa che ho detto di recente che se fossi un rifugiato o un migrante o una persona in uno di questi campi, rischierei di uscire e attraverserei il mare, anche se so che metterò in pericolo la mia vita. Questi campi sono così orribili, così pericolosi, umilianti per le persone, che è comprensibile tentare di scappare. Ora devo dire qualcosa sul fatto dei soldi in Libia. Se la comunità internazionale avesse investito correttamente in Libia, non sarebbe una brutta cosa. In primo luogo per risolvere il conflitto, che ha bisogno di una fine, perché è la fonte di tutti gli altri problemi in Libia. E poi, naturalmente, per ricostruire il paese. Il problema è che la maggior parte delle risorse sembra essere stata messa in una sola direzione, la Guardia Costiera Libica. Perché? Perché la Guardia Costiera controlla la costa e serve allo scopo dell'Europa per limitare gli arrivi. Di per sé è una buona cosa per rafforzare la Guardia Costiera e salvare le persone lungo la costa. Il problema è che se non si affronta tutto il resto, quello che succede è che la gente continua a sbarcare in Libia sognando l'Europa. Sono poi messi in questi centri di detenzione e quindi dobbiamo ricominciare da capo, tirarli fuori da lì e salvarli, almeno qualcuno. Rescuing some of them, eccetera. Stavo guardando 144 rifugiati o migranti salvati da una nave mercantile che sono stati poi portati in un centro di detenzione a Misurata, nel nord-ovest della Libia. E in questi centri ci sono state storie di torture, violenze sessuali, estorsioni, lavori forzati.
Voglio dire che sicuramente non può essere la soluzione della politica migratoria o europea. Sicuramente no, ma è anche vero che dobbiamo guardare il problema realisticamente. Ci sono decine di migliaia di persone bloccate in Libia e chiaramente non possono venire tutti in Europa. Questo è chiaro. E sappiamo che molti di loro vogliono tornare nei loro paesi. Conosco persone che si sono trasferite per motivi economici e poi hanno capito che è troppo difficile e pericoloso e vogliono tornare indietro. Ora, circa un anno fa, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, IOM, una nostra agenzia amica, ha iniziato a lavorare lì. Siamo riusciti a fare un po' di progressi. IOM risponde alle persone che accettano di tornare nei loro paesi e per quelli che non possono perché sono rifugiati. Li aiutiamo ad uscire dalla Libia. Ma è ancora una piccola parte. Tuttavia, se potessimo espandere quel lavoro, sarebbe utile perché ciò darebbe loro protezione in Libia e sicurezza fuori dalla Libia, in un modo che non li esponga alla tratta e ai pericoli di attraversare il mare. Ma per farlo abbiamo bisogno di più spazio. In Libia lo spazio è limitato. Molti di questi centri di cui parliamo non sono in realtà gestiti dalle autorità, sono gestiti da militari. Queste milizie non sono gruppi organizzati, sono solo criminali, sono solo bande che traggono profitto da ogni tipo di traffico, compreso quello di esseri umani. Ecco la Libia, alto commissario, ma 500 persone sono state cacciate da un centro di accoglienza per rifugiati vicino a Roma, dal governo italiano, non dalla Libia, non in Nord Africa. In Europa, vicino a una delle più grandi città europee, voglio dire, non voglio essere troppo pessimista qui, ma se guardiamo queste cose, penso che queste storie umanizzino davvero la vicenda. Ti dice cosa sta realmente accadendo. Insomma, è veramente difficile essere ottimisti. Forse potrei aggiungere qualcosa di diverso. Queste sono storie che aiutano a umanizzare, evidenziando quanto invece sia diventata disumana la politica. Quello che è successo in Italia è il risultato di una nuova legge che ha voluto il governo. Abbiamo detto al governo che quella legge non sarebbe stata buona per chi deve proteggere e aiutare i migranti e avrebbe solo causato più problemi. Soprattutto riducendo il sostegno che viene dato ai richiedenti asilo, non permettendo loro di avere accesso a questi centri di accoglienza. La situazione non era perfetta prima, aveva certamente bisogno di miglioramento, ma questo è un passo indietro e non un passo in avanti. Credo che la sua agenzia stia facendo un ottimo lavoro, ma lei stesso ha detto i politici devono smettere di usare gli esseri umani per fare propaganda. È una cosa giusta da dire, ma vorrei ricordarvi che si svolgeranno le elezioni europee in cui il problema immigrazione sarà al centro dell'attenzione e i partiti populisti guadagneranno voti. Questo è ciò che accadrà e che peggiorerà le cose. Purtroppo sono d'accordo con lei. Non sono preoccupato per l'immigrazione al centro del dibattito. È importante che sia un problema globale da trattare, che deve essere affrontato correttamente. Ma urge affrontarlo in maniera seria, non solo facendo una battuta su chi prenderà le prossime 20 persone su una nave, perché questo è l'attuale livello del dibattito sulla migrazione. Ecco a cosa si riduce il dibattito sull'immigrazione. Invece di essere una discussione sulle cause profonde di perché le persone si muovono, motivi politici, cambiamenti climatici, povertà, guerre e così via. Questo è il tipo di discussione sulle migrazioni che l'Europa dovrebbe fare e che invece non sta facendo. Quindi tutto ciò che dobbiamo fare a questo punto è sperare che dopo queste elezioni possiamo entrare in una fase in cui potremo riprendere finalmente questa seria discussione. L'Europa lo merita, gli europei lo meritano e milioni di persone in movimento se lo meritano sicuramente. Sappiamo che anche lei deve andare, sempre in movimento, Filippo Grandi. Grazie per essere stato con noi. Grazie.